appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Non è certo uno stadio che richiede ulteriori presentazioni. Ogni vero appassionato di calcio non può che rimanere affascinato da quei sediolini rossi, da cui migliaia di tifosi hanno gioito ai successi di una delle squadre più titolate del Regno Britannico. Il pubblico si alza in piedi per rispetto all'inno della Francia. Ottima esecuzione ed ecco che arriva la replica. Una breve panoramica dei tifosi sugli spalti, questa non sembra davvero un'amichevole. Beh, sappiamo bene cosa aspettarci da queste due squadre ogni volta che si incontrano sul rettangolo di gioco. La sconfitta è semplicemente un'opzione da non prendere in considerazione quando si affrontano i rivali di sempre. Prepariamoci a una partita tesa e frenetica, a prescindere dall'importanza della posta in palio. Partiti. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Il mio voto va a Hugo Lloris, un portiere bravo e molto esperto. Fa sempre la scelta più corretta, è molto freddo tra i pali ed è dotato di ottimi riflessi. Fabio, ho un po' di esperienza tra i pali e devo dire che questo è davvero un ottimo portiere. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Occhio alla parata di Donnarumma! Si esprime in un buon intervento. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Si spinge in avanti. E sarà rimessa con le mani. Messi. Ottimo dribbling. Messi la mette in mezzo. Minaccia sventata. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Locatelli sul pallone. Passaggio, attenzione al tiro. Decide di giocare la corta. Messi. Serie di finte.
allarga il gioco a destra. Passaggio fantastico, ha spazio per il tiro. Locatelli! La scaglia il più lontano possibile. Emerson. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Sulla destra. Palla al centro. E riesce a spazzarla via. Passaggio sulla destra. Pallone nello spazio. Pavard. Costruiscono la manovra con sicurezza. Sceglie di andare per vie verticali. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Ci prova con un pallone profondo. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Cross. Griezmann. Alza la palla in profondità verso il compagno. Pericolo. Di Lorenzo. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Giocata difensiva di grande spessore. Riceve dall'altra parte del campo. Va via di forza. Che erroraccio! Alla ricerca di un compagno davanti. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Hernandez. Pogba. La Francia al calcio di punizione. Una munizione che non sorprende più di tanto. Parata di Donnarumma. Messi. Stiamo ancora aspettando il gol che sbloccherebbe questa partita. Supera il diretto avversario. Messi. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. La Francia al calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. L'Italia ha adesso due giocatori ammoniti in questa gara. Benzema. Barella. Barella. Interessante azione sulla fascia destra. Barella. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Ci sarà un minuto Griezmann. Di recupero. Prova Benzema. Mbappé. Ecco Griezmann. Ha la possibilità di andare verso la porta. Griezmann. Pallone interessante, può colpire e c'è il gol. Un gol a fine primo tempo è il primo mattoncino verso la vittoria, soprattutto quando arriva da uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. Nell'intervallo ci sarà grande fiducia nello spogliatoio. Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento e passaggio sono stati un'intesa perfetta. Benzema.
e il primo tempo finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno giocato complessivamente bene, ma sono mancati in fase realizzativa. Sono sicuro che nel secondo tempo faranno di tutto per recuperare. Partiti, è iniziato il secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Cristiano Ronaldo vede lo scatto e cerca la profondità. Mi sembra chiaro che abbiano deciso di affidarsi al possesso palla e al gioco di posizione, Fabio. Sì, Luca, guarda come gestiscono lo spazio per trovare sempre l'uomo libero dietro la linea di pressione avversaria. È vero, e alla fine giocano in maniera semplice, passaggio corto su una traccia pulita. C'è il colpo di testa! Gol! Non sbaglia! Sono entrati in campo con un altro passo, si vede subito in questo secondo tempo. Ottimo colpo di testa. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Gol per l'Italia. Ha segnato al 51esimo minuto. Numero 18. Perfetta parità dunque. Quando si confrontano formazioni così valide è naturale che il risultato rimanga in bilico. Bella partita. Benzema. Pogba prova. Griezmann la gioca sulla destra e passa. Cross verso, salta e colpisce di testa. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà. Emerson riceve un'ottima apertura, palla a Bernardeschi. Koundé se ne va, prova a darla profonda nello spazio. Supera il diretto avversario. Palla alle spalle della porta, si riprenderà con una rimessa. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. Opta per il lancio lungo. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Di Lorenzo. Locatelli sul pallone. Griezmann, gran prova di forza, palla recuperata. Pellegrini. Griezmann, Benzema. La Francia al calcio di punizione. Attenzione qui, momento decisivo. Eh sì, l'arbitro non ci pensa due volte, mano nel taschino e secondo giallo, deve lasciare il campo. Evidentemente non trova giusto il cartellino, ma dovrà controllare la sua reazione e misurare anche le parole. In questi casi è facile lasciarsi trasportare. E ora dovranno giocare il resto della gara in 10. La gioca all'indietro, non si lascia abbindolare, recupera palla. Barella. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. La mette sulla sinistra. La gioca in profondità. C'è l'opportunità per il contropiede. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Può cercare il taglio in mezzo.
riceve in ottima posizione. Pellegrini, lungo passaggio in avanti, lo sposta di peso e gliela porta via. Mbappé sceglie di andare per vie verticali, è in ottima posizione. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Pogba ci prova con un pallone profondo. Pallone interessante, in verticale. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Rafael Varane. I giochi sono ancora apertissimi, ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita, può valere la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. E passa! Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo, o forse il colpo di fortuna decisivo. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Ci sarà un minuto di recupero. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Pavard. Se ne va. Ed ecco il fischio dell'arbitro. La partita si è mantenuta in equilibrio. Adesso.